Uai, amore, hanno risposto quelli di scena. Ma veramente? Sì, viene Marco Predolini. Ma quando? Domani. Domani? Domani. Marco Predolini viene su domani. Fantastico. Bellissimo. Dai, sono troppo contento. Sì, sì, sì. Ma te lo ricordi tu? Eh sì. Riccio, biondo, con i baffettini. Ma te lo ricordi quando faceva il gioco delle coppie? Che mamma non mamma. Mamma mia. Ma viene proprio per noi? Viene lui, sì, sì. Per guarda, noi. E quando è che arriva? Arriva domani. Devo essere geloso? No. Domani lo vado a prendere e viene qui a casa nostra. Oddio, allora devo rimettere in ordine casa. Dai, troppo contento, facoci. Adesso ti rispondo. Oh Marco, io ti ringrazio, guarda, sono veramente emozionato. Ma io sono emozionato, perché non è facile, cioè, capito? Dopo tanti anni che non sono in televisione, uno dice, ah, sono un tuo fan, andiamo, vieni a casa mia. Però è una cosa carina, nuova, no? Sono sempre rimasto molto affascinato anche per la simpatia che tu hai sempre trasmesso in... Quindi mi hai riconosciuto? Ah sì, mi hai riconosciuto, non è che hai detto, ma è arrivato il nonno di Predolini. Assolutamente, assolutamente, anzi. Cioè, come ti avevo visto in TV, così è praticamente adesso. Mi sono un po' tinto, sono dato questa tinta bianca. Va bene, allora come sarà questa giornata? Ma guarda, adesso faccio poi la sorpresa in casa, perché c'è un'altra fans che ti aspetta. Va bene. Adesso ti porto a fare la spesa qui al Tigros, che è un... Ma tu sei sicuro che io devo farti da mangiare? Sì, anche perché io mi sono informato e so che tu hai due ristoranti e che cucini veramente bene. Tu come te la cavi in cucina? Io? Ma guarda, forse il riso in bianco riesco anche a scuocerlo. Ah, bene. No, perché adesso delle volte si diceva no, neanche due uova al tegamino. Fare le uova al tegamino non è facile. Ma tu cosa fai, signora? Scusa, facevi l'intervista. Sei un cuoco, no? Non sei un cuoco. No, cuoco no, però pensa che è una delle cose che mi ha sempre affascinato, pur non sapendo cucinare. Adesso siamo arrivati qui, che così facciamo la spesa. Allora, io direi assolutamente, beh, bello qui, bello, una cosa seria. Sereno, eh? Allora, prima di tutto dobbiamo vedere il piatto forte. Sull'antipasto adesso sto pensando a qualcosa, però... Tu hai già qualche idea? Sì, sì, sì. Ah, ecco qui già mi vedo a mio agio. Buongiorno, buongiorno, allora, vediamo che cosa possiamo fare. Stiamo sul pesce, dai Massimiliano. Sì, 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 dai. Io direi... Potremmo fare un antipastino, vedo quei gamberi lì sono belli, posso vederli? Guarda, questi qui sono gamberi, costano questi, perché costano, infatti costano, però... C'è l'occhio lungo. Sei disposto a spendere? Non direi pago sì. Io, paghi tu, no. Ecco. Guarda, con questo gambero io farei una tartare di gamberi. Allora, e poi prendiamo, a questo punto prendiamo un chilo di scampi. Bene, 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 ok. Grazie e buona giornata. Grazie mille. Grazie. Ti nascondo lo scontrino, guardo io. Lo guardo dopo piano piano. Che mazzata. Allora, poi alla fine ero anche abbastanza preoccupato, perché siamo andati in giro a fare la spesa, io e Marco, e vedevo che avevo un occhio particolare su tutte le cose più costose, quindi anche di qualità. E quindi mi stava venendo un colpo, ho detto, ma sì, fa niente, voglio dire, una giornata spettacolare. Ed è stato veramente bello girare con Marco mentre lui teneva il carrello insieme a fare la spesa, veramente meraviglioso, bello. Allora, vediamo, pasta, abbiamo detto i paccheri, no? Sì. Eccolo qua. In otto dobbiamo prendere due pacchi, perché... Ok, vedo che ci sono le olive taggiasche e me le becco, perché mi sembrano... Ah, queste le facciamo... Come dico io, allora qui vedo dei pomodorini, questi. Sono un po' pochi per otto, Prendiamo due. Crepi l'avarizia, tanto paghi te che me ne fai. Buongiorno, lo zenzero fresco, dove lo trovo? E vorrei anche quella cosa che ha in mano lei. È l'ultimo? Fantastico. Allora. Vediamo un attimo, prendiamo un po' di rucola se c'è. Oh, aiutami, ma te fai rucola, c'è scritto qua, fai vedere? Ok. 125 grammi, crepi l'avarizia, ne prendiamo due. Sì. E vai la rucola. Ed ora, più veloci della luce, andiamo in cassa. Vai, dov'è la cassa? Da questa parte? Senti, vabbè che stai facendo manina, ma il vino cosa facciamo? Beviamo acqua? No, c'è ragione, beviamo un vino bianco. Vuoi stare sul vino fermo o sul mosso? Tu cosa mi consigli?
Io ti direi che se andiamo qui andiamo colpo sicuro. Allora dai. Ribolla gialla di Yerman. Eh? Sì. Acqua ne hai? Sì, ce n'ho. Ecco, bevitela. E adesso andiamo dritti in cassa. Dai, vieni, okay. vieni che intanto paghi tu, vieni. Ecco, guarda una cassa libera con la cassiera bionda. È aperta? No, perché di solito quando io vado in una cassa vuota è sempre chiusa. Allora, Massimiliano, volevo tranquillizzarti, eh? Sì. Il pesce, abbiamo preso un prezzo ottimo. No, ma io so che avete dei prezzi buoni qui. Lei è la signorina Tigros? Sono la signorina Tigros. Ah, non si può avere uno sconticino per Massimiliano, guardi, è rovinato. Sì, è rovinato. Grazie, a dopo. Lei. Carichiamo in macchina? Sì, ho preso tutto allora. Non lo so, sicuramente mancherà qualcosa, però confido che a casa tua ci sia qualcosa. Mettiamo a posto il carrello. Te sembravi uno che è la prima volta che va a fare la spesa. Si tu non sei. Molto, eh? Di solito va sempre Antonella, quindi. Ah, non sei tu lo spesaiolo, eh? Io faccio come Totò, io pago. E io vado. E io pago. Bello fresco. Quindi tu paghi ma non fai, la spesa. Sì, ho questa... Che mi spiace, perché voglio dire, a me piacerebbe veramente tanto. Vai, che fa caldo, mi spiace. Prendiamo un po' d'aria. Insomma, mi hai detto prima, mi hai raccontato e non mi hai detto cosa fai tu. È vero. Però faccio un attimino una pausa qui che devo prendere le caramelle. Ti scoccia, No, io bevo. Quando Marco mi chiedeva che lavoro facessi, ero a disagio, perché alla fine io sono un fotografo e un paparazzo. E tempo addietro io fotografai Marco Predolini in un locale mentre stava infilando una fetta d'ananas dietro la schiena di una ragazza. Quindi non potevo dirgli: Marco, io sono quello che ti ha beccato. È giusto, sì, hai ragione, me lo ricordo anch'io. Quindi già all'epoca era culinario come scatto fotografico. Dai, siamo arrivati. Ok, dai, veloce, perché comincio a sentire i primi morsi di fame. Vero? Beh. La prima cosa da fare? Vino in frigo. No, frigo, congelatore. Congelare. È un Alano questo? Ehi, ciao Pino, ciao l'Alano. Ah, no, più un Doberman lui. Di qua? Oh, buongiorno, ben arrivato. Tu sei il giudice? Sì, certo, guarda. Ma tenne, mamma. Guarda che io sarò molto severa. E voilà, eccomi qui, bonjour, sono arrivato, hai visto che miss? State ferme lì che arrivo, eh? Voilà, buongiorno Terry, tu devi essere la famosa Francesca. Ma, no, Antonella. Antonella, Marco Mazzini. Antonella, che piacere. Ciao, io immaginavo di trovare la mia fan tutta, sei tu un po', no, con i baffi un po'. Bellissimo. Ma tu che cosa stai a fare qua? Fai il giudice? Sì. E vai a giurare, vai. Ci vediamo dopo. Vai a giurare. Antonella, che piacere, come dicevo, delle volte con le fans ho avuto dei brutti scherzi, ho capito, mi telefonavano con la voce, ciao. Incontriamoci stasera, poi trovavo, hai capito, un bulldog, un bassino napoletano, io dicevo ciao, devo andare, che tardi. Invece stavolta? No, piacevolmente sorpreso, okay. Allora Antonella, oggi preparerò a casa vostra, io ho già avuto modo di incontrare il tuo fidanzato Massimiliano, molto carino, molto simpatico, non ho ancora capito che lavoro fa, perché gli dico tu che lavoro fa e la prende molto lontana, poi me lo spiegherà. E quindi a questo punto tu mi fornirai l'attrezzatura professionale per la cucina. Ah, un tagliere e qualche coltello. Un tagliere? Vado. Ce l'hai un tagliere, sì. No? Qual è la casa dove non... No, dicevo un tagliere, non un pezzo di legno da bar della Barbie. E questo è il tagliere? Sì. Va benissimo, ok. Questi sono i coltelli. Vedo, sono affilatissimi. Fammi vedere la gola. Ma che figure che ho fatto con quel tagliere?
dirmi che è della Barbie, ma d'altronde io sono abituata a cucinare per quattro persone, di cui tre sono sempre a dieta, e poi noi in una casa normale non abbiamo delle attrezzature da ristorante, capito? Beh, però mi aspettavo un tagliere normale, in effetti, insomma. Sì, beh, hai ragione, però poi dopo Bredolin è stato bravissimo, Marco è stato veramente bravo, si è arrangiato con tutte le cose che avevo in casa e è stato fantastico, veramente. It's just a little place where good friends come to meet. This old cafe is better than the rest. It's in the heart of Soho. Man, you gotta go, go. The coffee that they serve there, it's the best. You could get a nice panino. Say ciao to Signor Nino. Catch up on news with old Luigi P. Tony's place is fine, just like a good old wine. Bar Italia is the place for me. Allora, come già detto, voglio mostrarvi a questo punto gli ingredienti. Gli ingredienti per l'antipasto sono questi, come vedete, gamberi rossi di Mazara del Vallo, arancia, limone, abbiamo i germogli di soia, pomodoro e zenzero che ho già pulito. Allora, per comodità io naturalmente ho già fatto la marinatura perché se non avremmo avuto il tempo. Ecco, allora, questi sono i gamberi marinati e semplicemente adesso voglio farvi vedere come va trattato il gambero. Va trattato molto così, proprio in una maniera un po' rozza, va tolta la testa, che poi utilizzerò, va tolto il budellino, va aperto, così, occhio, ok, abbiamo due bei gamberi puliti. Questi due bei gamberi puliti non sono altro che i gamberi che io ho già marinato, quindi prenderò i gamberi già marinati, me li prendo tutti. Quindi la marinatura è fatta intanto con un limone, un'arancia se non è troppo grande, quindi arancia, limone, dopodiché ho messo dentro il pepe in grani, lo zenzero grattugiato, fondamentale che è questo lo zenzero, vedete, grattugiato, dopodiché un po' di vino bianco, una ventina di minuti, mezz'ora può essere già sufficiente. Praticamente noi prendiamo i gamberi e li tartarizziamo, quindi vedete, questo taglia più il temperino di mia figlia di questo coltello, non è un coltello, questa è una, non lo so, forse un cucchiaio, chi lo sa. Allora, che cosa succede? Allora, questi sono i due piatti. Allora, vediamo come riusciamo a guarnirli questi piatti. Iniziamo dall'arancia, arancia, arancia, ok? Benissimo. Dopodiché, un po' di rucola va in contrasto con quello che è il dolciastro del gambero. Allora, il gambero lo posizioniamo in questo modo, ok? Posizionato in questo modo. Molto bene. Il pomodorino lo mettiamo non solo per decorazione, ma il pomodorino è molto molto valido, eh? Dopodiché prendiamo i germogli di soia che ho messo qui e li mettiamo qui davanti, ok? Qui davanti, ok? Ok, mettiamo due piccole guarnizioni, ok? E prendiamo a questo punto lo zenzero. Lo zenzero lo posizioniamo sopra, un po' di zenzero c'è già nella marinatura, Dopodiché arancia, uno, due, ok? Uno, due, e limone, uno, due, ok? Voilà. A questo punto siamo pronti con l'antipasto. Questo è l'antipasto, quindi gambero rosso di Mazara del Vallo con soia appoggiata sulla rucola, un po' di pomodorini e il piatto è un piatto, mi sembra molto carino, molto bello anche alla vista. Vado a portarli in tavola. Sto arrivando, pronti? Allora, benissimo, pronti per Madame. Pronti per Messie, scusa se ti passo davanti perché sennò faccio meglio. Voi invece potete servirvi direttamente dal piatto. Questi sono i miei gamberi marinati allo zenzero. Beh, poi vedete gli ingredienti sul piatto, che sono pomodorini, rucola e naturalmente soia, germoglio di soia. Germoglio di soia. È un ottimo abbinamento, sì. Sì, non so. Marco, io volevo, sono solo curioso. Sei curioso? Ma poco per poco. Durante il gioco delle coppie, ma erano tutte comparse oppure una situazione vera? Sai che non me l'avevano mai fatta questa domanda? Meno male, fai finta che non te l'abbia fatta neanche. Ancora oggi la gente mi chiede, ma era tutto vero?
era tutto verissimo. Infatti la fatica più grossa era tenere assolutamente all'oscuro, no, separati questi concorrenti che non si dovevano assolutamente vedere, cioè, quindi... Ma sono nate poi dei matrimoni da queste... No, qualche fidanzamento è saltato, credo. Cioè... È saltato nel senso che è proprio saltato? No, nel senso che magari venivano così per scherzo, erano fidanzati, poi magari ti incontravano, andavano in viaggio e incontravano l'anima gemella, comunque. Comunque è stato un bel periodo, perché insomma io lavoravo a Radio Monte Carlo, e da Radio Monte Carlo poi ho iniziato con Mamma non mamma, Rete 4, e pensavo che veramente che fosse una roba, cioè lavoravo con le più belle donne d'Italia, mi pagavano anche, mi divertivo. Cosa vuoi di più? No, ma era veramente un ambiente goliardico, nel senso che tutte le sere uscivamo tutti insieme. C'era una bella atmosfera? Sì, no, era tranquillo. Poi ho fatto la Rotonda sul Mare, che ha rilanciato la musica degli anni 60. Ho fatto una finale di Miss Italia con Amanda Lear, l'unico anno che Miss Italia passò a Canale 5. Insomma, ho fatto un po' di cose, insomma, è stato un periodo bello, faticoso, un po' divertente, un po' faticoso. Io sono comunque un istintivo, sono un ariete, sono... Ma qua la mano, come se non lo sapessi. Adesso gli chef stanno diventando... stanno diventando delle star, perché insomma quello che dice io dovrei mangiare questo, esatto. Quindi gli chef adesso sono stati un po', forse un po' esagerato, tanto. Vabbè, questo vi è piaciuto? Per cominciare, guarda, era l'ideale. Tu l'arancia la dovresti mangiare, perché c'è un po', buonissima. C'è una spiegazione. Sì, l'arancia, sì, questo qui è un piatto che segue un po' la tradizione siciliana. E in Sicilia si mangia l'insalata di arance e limoni, proprio fatte con queste arance condite con olio, sale e pepe, e quindi si abbinano perfettamente al gambero, secondo me. E posso dirti una cosa? È la prima volta che mangio un'arancia abbinata al gambero e devo dirti che mi piace, non l'ho mai mangiata. Sapessi le cozze con la panna montata. Verrò a mangiare da te, le cozze con la panna montata me le farei. L'imbabata di cozze con la Chantilly. Va bene, se a voi non dispiace io andrei a preparare i paccheri agli scampi. Pardon, mi alzo e arrivo tra poco con i piatti fatti. Tra poco. Questo lo prendo con me. Ma devo dire che è tutto al di sopra delle mie aspettative. Complimenti, complimenti, complimenti. Forse perché io chiacchieravo molto e loro non si accorgevano che cosa stavano mangiando. Comunque, ha avuto successo. Sì. Scusa, posso aiutarti? Ti arrangi tu? Ah, posso aiutarmi? Com'era la mia tartare? Buonissimo. Com'era la mia tartare? No, credevo che voi... No, poi ti puoi fermare anche qualche giorno. Sì, a pagamento però, a pagamento. Va bene, dai. Io in cucina preferisco lavorare da sola. Ah, va bene, allora. Grazie, è stato bellissimo. Allora, adesso abbiamo detto che faremo i paccheri con gli scampi. Questi sono paccheri crudi, questi sono gli scampi. Quindi faremo una base con la cipolla, che taglierò fine, i pomodorini e le olive taggiasche, peperoncino, un po' di rucola. Allora, gli scampi, come vedete, li ho puliti bene, li ho aperti, le ho schiacciate qui dentro, e quindi questo conferirà al nostro piatto un gusto molto particolare. Benissimo. Molto bene. Ci siamo, ancora una piccola saltata. Bene, tra poco aggiungiamo i famosi paccheri. Allora, sta andando tutto, adesso cominciamo a far saltare il pacchero in modo che prenda sapore. Ok, così. Bravo, bravo, bravo. Ci siamo. Allora, come impiattare? Molto importante, perché il piatto deve arrivare in tavola, deve essere presentabile, deve essere bello. Bel piatto. Beh, vedo che Terry sarà contenta, perché questo è un bel piatto, come dicono, il famoso piatto del camionista, questo, perché a lei piacerà, perché lei è una buona forchetta, io la conosco da tanti anni. Eccolo qui, lo scampo intero messo sopra, ok. C'è questo signore fuori con la motosega che è veramente fantastico. Ecco, uno. Puliamo anche questo piatto. Ok, siamo pronti. Andiamo in tavola. Paccheri agli scampi.
Eccoci qua, uomini e donne di poca fede. Prima i nostri giudici. Pardon, madame, scusate se le passo davanti. Ok, quindi voi maniate, io vi guardo perché so come l'ho fatto questo piatto. Un fumino fantastico. Sì, scusate, il vino io niente? No, ci posso fare io da cavaliere in questo caso? Cioè, vi siete seccati un litro di vino, cioè tra l'antipasto. Anche prima, dai, anche tu. Vabbè, poco, io poco, poco. Va bene, buon appetito. Grazie. Non voglio sapere, ditemi voi, quando. Ma con la tartare. Ah sì? Sì. Ma qui 2, 4, 6, 8, alla fine non. Diventiamo un po'. Va avanti brindisi. Molto questo brindisi, non mangiate. Facciamo. Dopo il brindisi si può bere. Okay. Si raffredda. Io parto. Marco, poi, prendendo il discorso di prima, dopo. Dopo l'abbandono. Dopo l'abbandono, esatto. E lì è cominciata una vita nuova. Una vita nuova perché non è che io abbia abbandonato definitivamente la televisione, però. Che ne so, ho lavorato in Rai facendo un programma su Rai 3 di cultura e arte, una cosa visto. Stranissima. Visto. L'ho fatto i circhi nel mondo, che sono quei programmi quando prima della pensione ti mettono a fare il circo. Di... Tra un po' tocca a me. Sì, esatto, una cosa veramente. Mi ricordo questo programma di Natale, io vestito da direttore del circo, Rai 2. Tutto quanto, avevo un bel paio di. Avevo un pantalone bianco e la giacca rossa, sai, col cilindro, tutto quanto, e questo bello stivale che mi copriva. Erano usciti gli elefanti, dove entrare io. L'elefante aveva fatto sopra la. L'elefante? No, l'elefante aveva fatto un po' di popò. Ma po'. Poca, avete presente? Fate conto che il mio gatto la fa così, un elefante, una roba così. Io con la gamba dentro. No! Sono entrato in scena con un. Insomma. Beh, questo. È vera, è vera. Poi ho fatto due film, uno con Salvi, con Francesco Salvi, uno con Sordi, con Roberto Sordi. Ho fatto il musical con la Cuccarini, ho fatto Grease. E poi è iniziato questa esperienza della ristorazione. Hai due ristoranti, no? Sì, questi due ristoranti. Invece tornare a fare un gioco delle coppie. Ma oggi adesso siccome ci sono le coppie tutte. Ma oggi ti immagini fare un gioco delle coppie com'era carino, pattinato, questi sì, erano tutti carini, si corteggiavano adesso. Faccia di me, ma che mettere muori. Cioè, e questo è il corteggiamento, hai capito? Voi per esempio vi siete conosciuti tramite il gioco delle coppie? No, non ci siamo conosciuti, sono andato a comprare delle scarpe dove lei lavorava in questo negozio. Sì. È una scarpiera lei. Una scarpiera. C'è una scarpiera, non avevo detto più un comoio. Comunque devo dire che noi siamo stati contentissimi di averti avuto, esatto, come chef in casa nostra, che ci hai dato insomma, la simpatia, tutto, insomma, a questa sorpresa che è alla fine. Grazie. No? Grazie. Sì. Bello, mi è piaciuto perché è una cosa nuova. E, insomma, poi un posto è carino, mi piace molto. Molto grazie. Cosa vuoi dal mio piatto? Se ti fidi, in una delle prossime volte ti cucino io. Va bene. Se tu ti intrattenevi in cucina. Va bene, cosa fate? Voi deliberate, io me ne vado di là? Quindi io saluto voi, vi ringrazio, ma intanto tutto finto, perché poi intanto li saluto fuori dal video. E ringrazio naturalmente anche gli ascoltatori. Mi raccomando. Grazie Marco, complimenti. Grazie. Ciao. Ah, fantastico. Ho portato la penna. Bellissima, sì. Grazie Antonella. Porto vai tranquilla. Scrivo io? Sì, scrivi tu. Partiamo da Marco. Vai. La cucina di Marco. Allora, la nostra votazione va da 0 a 10, giusto? Certo, ricordiamo, la nostra votazione va da 0 a 10, pertanto... Io gli darei un 10, lode, onestamente. Io ho apprezzato moltissimo i gamberi marinati, l'abbinamento con i paccheri. Tu hai un punto di domanda su qualcosa? No, sulle olive col nocciolo. Sulle olive col nocciolo non li hai gradite più di me. Per me è un 9, 9 e mezzo, va bene? 9, 9, beh, 9 e mezzo, 9, dai, va bene. 9, 9. Ok, perfetto, arte culinaria di Marco Pesolini, e ci siamo. In più bisogna anche valutare, dargli un punteggio sulla simpatia, sul personaggio, sull'artista. Qui, cioè, i 10 non basta, secondo me. Sono un po' di parte, lo ammetto, però preparati come lui, a 360 gradi... No, sulla simpatia devo concordare, necessariamente con te. 10. Con la lode. E lode.
10 con la lode. Ok, perfetto. Proseguiamo. Ecco, passiamo adesso ai nostri simpatici amici. Ai fans di Marco Predolin e ai nostri ospiti. Esatto. Dei fans di Marco Predolin, Antonella e Max. Accoglienza e location. Come accoglienza intendiamo la loro ospitalità. Esattamente. E come location invece l'attrezzatura da cucina, giusto? Sì, l'attrezzatura, lo spazio, i motivi per cui hanno scelto di avere come cuoco Marco Predolin. Io lo so perché hanno scelto di avere come cuoco Marco Predolin. Perché? Perché anche con le padelle delle Barbie Predolin tiffati prepara una cena per 50 persone. Scherzi a parte. Allora dai, accoglienza. Quanto diamo a Antonella e Max come accoglienza? Dai un voto e sono d'accordo. 10 con la lode. Calore umano, simpatia. Gli interventi sono sempre stati molto disponibili. Poi Antonella era anche un po' emozionata perché quando ha visto entrare in casa Marco, insomma, non è da tutti i giorni. Benissimo, location, quindi location per location. Ah, dai tu il voto adesso, dai. Ma no, mi è piaciuto molto il fatto di ritrovare il vino nella caraffa da litro che si incontrava nelle osterie di una volta. Fa molto atmosfera sì, familiare, ma crea molto calore. Perfetto, quindi? 7? Oh, come sei basso di voti? Ma 9! Vabbè, no, d'accordo. Ok, perfetto. Abbiamo votato? Noi abbiamo votato. Nous avons terminé. Non ci rimane che dare l'appuntamento alla prossima puntata e con un altro ospite che chiaramente non possiamo svelarvi. Con un altro prima. Giurato perché io lo meno prima della prossima puntata. Ciao. 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 Alla prossima.